Eccoci, buona serata a tutti, benvenuti al nostro asterisco. Questa sera eh, vi facciamo vedere delle immagini che eh, è difficile mostrare, vi comunque eh, daremo conto prima di mostrarle eh, della mh, sensibilità che bisogna avere eh, nel, nel vederle eh, da un certo punto di vista, perché sono immagini che si riferiscono a una guerra in corso, ma più che altro sono immagini che si riferiscono al triste. Raid che c'è stato nel pomeriggio eh, mentre era in corso un corridoio umanitario, mentre c'era eh, una prova ancora di dialogo tra eh, Russia e eh, Ucraina. Mariupol e Kharkiv in pratica sono finite sotto attacco, ci sono state oltre mille morti, c'è stato questo raid sull'ospedale pediatrico di Mariupol e purtroppo ci sono tante vittime eh, che eh, sono da riscontrare soprattutto negli ospiti di questo ospedale, nei pazienti di questo ospedale e vale a dire se ospedale pediatrico, bimbi e mamme in modo particolare. Ci sono tanti racconti che arrivano dagli inviati lì sul posto, per quelli che sono ancora lì sul posto, per fortuna ci sono ancora eh, delle persone che eh, mostrano poi con... I telefonini eh, via Twitter via Facebook, quelle immagini che arrivano da quei posti che qualcuno vorrebbe eh, censurare, non mostrare al mondo eh, occidentale, non mostrare all'Europa, all'America chi si sta prodigando con gli aiuti per arrivare ai confini: ai confini da una parte eh, con la Polonia, dall'altra parte dalla Romania, anche dalle nostre zone stanno partendo, sono partiti tanti camion della, della solidarietà. Eppure lì c'è una situazione che continua ad essere medievale. Pensate che hanno descritto gente che beve neve e brucia legna per sopravvivere. Credevamo di non avere eh, più bisogno di vedere queste immagini per condannare l'atrocità di una guerra. E invece purtroppo è ancora realtà questa guerra. Adesso ve la facciamo vedere eh, andando per esempio qui sull'Ansa che ha proprio. Mario Polecarchi sotto attacco, 1170 morti, raid sull'ospedale pediatrico, un'atrocità. E se vedete qui dentro che cosa c'è, Maceri e comuni di Maceri, nient'altro. L'allarme, ecco, dal vice sindaco della città che dice la gente beve neve, brucia regno, una situazione medievale. Mosca, la centrale Zaborizia è nelle nostre mani. Anche Chernobyl, a dire il vero, lo vedremo tra poco. Però che cosa c'è lì? Abbiamo visto carcasse di... Automobili nel cortile dell'ospedale pediatrico e di maternità di Mariupol completamente sventrato. In un attimo, le speranze di una giornata meno cruente in Ucraina dopo l'apertura di sei corridoi umanitari sono svanite, eh, oscurate dall'ennesimo dramma di vittime innocenti, donne e bambini rimasti sotto le macerie a causa di un atroce attacco delle truppe rosse, ha denunciato il presidente Flotomir Zelensky. Le immagini del disastro hanno subito fatto il giro del mondo provocando indignazione e condanna eh, donne incinte in stato di shock portate via in barella altre con il volto coperto di sangue aiutate ad uscire dallo scheletro dell'edificio da familiari e soccorritori per le autorità eh, ucraine non c'è dubbio sui responsabili un ospedale per la maternità nel centro della città un reparto pediatrico e un dipartimento di medicina interna sono stati distrutti durante l'attacco aereo russo su Mariupol, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Paolo Kirichenko il reparto maternità non esiste più, molte donne sono rimaste ferite e uccise, ha aggiunto il numero 2 della polizia nazionale eh, Avroskin citando testimoni oculari, quindi un attacco diretto Tanti morti, tanti feriti, non è il caso di stare qui a fare il bilancio, anche perché è purtroppo in evoluzione in negativo. Ciò che importa è adesso far vedere che cosa sta avvenendo in quei posti e perché noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Continuiamo a dirlo. Ma non solo eh, non guardando queste immagini, che poi c'è chi è più sensibile, ovviamente non le, è giusto che non le veda ma non partecipando poi alla gara di solidarietà eh, che sta arrivando anche qui dalle nostre zone, dalla Caritas, eh, dalla Croce Rossa, da enti, da associazioni, da Onlus, che in qualche modo davvero cercano e di aiutare i profughi che arrivano qui sul posto e di aiutare coloro che arrivano ai confini per liberarsi da quella guerra. Draghi. Giunti 23.872 profughi, l'Italia farà la sua parte. L'ho detto oggi al Question Time alle Camere Riunite. All'8 marzo sono arrivati 21.095 cittadini ucraini, oggi 23.872 principalmente dalla frontiera italo Oltre il 90% donne e bambini. Un flusso che è certamente destinato ad aumentare, ha detto oggi. Intanto, mentre l'Unione Europea Prepara nuove sanzioni, altri 160 nomi finiscono sulla black list. L'Unione Europea ha trovato un accordo su un inasprimento delle sanzioni a Russia e Bielorussia in merito all'Ucraina. È questo l'annuncio che ha fatto l'alto rappresentante per la politica estera Joseph Borrell intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo. Queste in sintesi, in pratica, le notizie che si riferiscono a questa giornata. Dove purtroppo è successo tanto, ma è successo soprattutto eh, questo. Mariupol, ospedale bombardato, come scrive anche il Corriere Lavrov, è arrivato in Turchia per le trattative. E qui vedete una donna incinta che viene portata via dal reparto di maternità, fortunatamente ancora viva. Purtroppo molte purtroppo, non ce l'hanno fatta. Ed ecco qui il punto sull'attacco dell'ospedale pediatrico di Mariupol. Attorno alle 15.30 un raid russo ha distrutto questo ospedale pediatrico. Almeno 17 persone sono rimaste ferite, donne in gravidanza che avevano appena partorito o personale dell'ospedale. Il presidente ucraino Zelensky ha immediatamente condannato l'attacco e ha invocato nuovamente la no-fly zone sul paese. In realtà poi abbiamo visto che sono molti, molti di più. E quindi di fronte a queste immagini con i soccorritori in azione, ecco qui le immagini sconsigliate a un pubblico sensibile che vi vogliamo far vedere perché è giusto, comunque, rendere conto di quello che sta avvenendo tramite l'agenzia La Press. Ecco qui questo è il risultato dell'attacco. Russo è venuto questo pomeriggio quando erano le 15:30 queste bombe sull'ospedale di Mariupol e qui vedete i soccorritori in azione. Stanno cercando di portare via ecco questa è la donna che era poi nella foto, questa donna incinta. Si cammina nel fango, si cammina tra i detriti si cammina tra le macerie. Sono immagini ovviamente che destano tanta indignazione, eh? tanta rabbia, perché non si possono vedere queste persone trattate peggio delle bestie. Qualcuno ha parlato di genocidio. Genocidio appunto del popolo ucraino ricordando purtroppo quei terribili momenti legati al nazismo sono immagini che sicuramente faranno la storia ecco anche questa mamma e qui dentro guardate cos'è, questi erano reparti pediatrici, eh, sino a questo pomeriggio prima dell'attacco delle 15.30, guardate che cosa c'è. Ecco, questa era purtroppo la cronaca di quello che è avvenuto oggi. Ecco qui anche Repubblica, Mario Polbombe sull'ospedale pediatrico, Zelensky pronto a compromessi ma senza tradire l'Ucraina, che cos'è successo oggi e l'abbiamo visto che cosa è successo oggi purtroppo. Fonti occidentali, la Russia potrebbe ricorrere ad armi chimiche, l'invasione russa sta andando molto male e Mosca starebbe creando i presupposti di utilizzo di armi non convenzionali, spiegano fonti occidentali e Repubblica. Abbiamo visto le stesse dinamiche anche in Siria, siamo estremamente preoccupati. Qui Repubblica mostra le bombe riprese da un drone viste all'infrarosso. Eccola qui, ve la faccio vedere, eccolo vedete lì, qui è proprio il momento in cui... C'è stato l'attacco con questa bomba, guardate con l'infrarosso, sono immagini davvero preoccupanti. E andiamo a vedere: ecco qui la stampa, la stampa, idem, ha sempre questa immagine della donna incinta. La Gran Bretagna fornirà sistemi di difesa aerea, Kiev, Mariupol. 1300 morti, qui addirittura è salito il bilancio, era 1167, adesso sono già 1300, secondo la stampa. Rai da Russo distrugge un ospedale pediatrico, Zelensky pronto a compromessi, ma senza tradire l'Ucraina. Draghi oggi ha parlato eh, in Parlamento, ha ringraziato gli italiani che si è spesso per la popolazione ucraina, poi ha fatto una telefonata con Macron in vista del Consiglio europeo informale, le regole dell'Unione Europea eh, di bilancio non vanno bene, poi l'apertura al nucleare, primo prototipo a fusione nel 2028, incredibile aumento dell'import dalla Russia. Dopo la Crimea, fateli vedere a Putin questi occhi. La vita com'è di Andrea Malaguti, e eh sì, eh, probabilmente però non bastano neanche questi occhi perché c'erano tante vittime innocenti oggi lì in quell'ospedale. Eppure avete visto che fine hanno fatto. Bombe sull'ospedale di Mariupol, dice Tgcom, strage di bambini e partorienti, violato il cessate il fuoco che era stato annunciato per l'apertura di un corridoio umanitario e anche qui ovviamente c'è tutta la cronaca. Mentre dal giorno eh, c'è la cronaca dall'Ucraina come del piccolo Sasha, ma poi essendo in Lombardia, ecco qui oltre a Mario Polrai russo colpisce ospedale pediatrico, Londra fornirà difese antiere a Kiev. C'è anche il bollettino del Covid riferito alla Lombardia, vediamo eh, i casi che sono comunque in diminuzione, mentre l'OMS segnala la comparsa di nuove varianti, il tasso di positività oggi si attesta all'11,2%. La provincia pavese, oltre alla cronaca locale autostradale feriti quattro calciatori del Robbio uno è grave in rianimazione, ecco chi sono, ha anche eh, uno spazio che si riferisce alla crisi energetica e rischio ripresa, ora scatta l'allarme anche per il lavoro eh, in pratica al castello di Belgioioso c'è stata l'assemblea degli industriali, la segretaria eh, la segretaria Cisla Maga dice cioè la provincia stava rialzando la testa ma i rincari possono rimettere tutti in discussione e sì perché con oggi di fatto tutti i distributori, non so se ci avete fatto caso eh, viaggiando hanno superato abbondantemente i 2 euro al litro sia per diesel che per la uh, benzina, e adesso appunto c'è questo allarme che scatta anche per le aziende, non solamente per i privati, per questa crisi energetica. Il Corriere della Sera eh, si chiede che cosa possiamo fare per consumare meno energia e meno gas, e allora ci sono i soliti suggerimenti: no staccare le spine, non lasciare dispositivi elettronici in stand-by, azionare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico. Quando si usa il forno elettrico, scegliere sempre la cottura ventilata che fa risparmiare energia e quando possibile optare per il forno a microonde. Usare il condizionatore d'aria solo se necessario e non con le finestre aperte. Sostituire le vecchie lampadine con quelle a led e se si deve comprare un elettrodomestico, scegliere sempre quello più a basso consumo. Installare pannelli fotovoltaici tutte le volte che è possibile. Infine recuperando le buone abitudini dei nonni, spegnere la luce quando si esce da una stanza, non lasciare scorrere l'acqua calda inutilmente e non eccedere con i termosifoni. Ne guadagneranno la bolletta, l'ambiente e anche il fabbisogno del gas. E qui anche su Open, Ride Russo su Mario, Polfonti Ucraine, distrutto ospedale pediatrico, molte donne uccise, l'accusa di Zelensky. Anche qui vedete su fanpage il giorno dell'infamia, Mariupol distrutto l'ospedale pediatrico, blackout a Chernobyl, bombe su Kharkiv. Queste sono le immagini dell'interno che ci arrivano dal altre immagini via Telegram. Sono le immagini di, del presidente ucraino Zelensky. È bene che tutto il mondo sappia, ed è per questo che noi le mostriamo. Ovviamente abbiamo tolto le parti più pesanti. Ecco qui che l'abbiamo bloccato perché poi c'erano delle immagini un po' più pesanti. Ecco l'OMS che ha lanciato l'allarme: finora 18 attacchi ospedali, personale sanitario e ambulanze. Chiediamo a Putin una soluzione pacifica. Eh sì, bisognerebbe però che Putin ascoltasse questo grido d'allarme. Che arriva anche dall'Organizzazione Mondiale della so far, Sanità. WHO has verified 18 attacks on health facilities. E poi ancora continua l'esodo dei rifugiati verso la Polonia. Vedete qui sotto la neve. Diversi volontari militari che hanno aiutato i rifugiati a salire su un treno nella zona di confine di Medica, oltre 2 milioni di persone sarebbero fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa e circa milione e 1.330.000 hanno attraversato i confine con la Polonia, vedete tanti bambini che vengono caricati sui treni. Quei pochi viveri si cerca di caricare sono stipati di davvero questi treni perché avete visto alle stazioni che coda c'è non ci stanno più persone sopra i treni tante persone alla ricerca di una speranza di vita tutte accalcate in queste stazioni sperando di poter fuggire senza essere bombardati si spengono anche le luci sui treni pensate proprio per evitare bombardamenti ma abbiamo visto oggi che purtroppo i corridoi umanitari servono a ben poco è stato un po un fallimento eh, questo dei corridoi umanitari se dopo dobbiamo assistere a questi bombardamenti eh, vigliacchi anche persino su un ospedale pediatrico e qui c'è proprio la disperazione che si legge nei volti di queste persone stanno aspettando veramente un treno della speranza, qui è proprio il caso di dirlo, il treno della speranza, portami via da queste terre che vedono purtroppo tante famiglie morire e qui anche qui i soccorritori in azione l'abbiamo visto prima in questo filmato evitiamo di vederlo ancora insomma perché fa male, questo raid russo che distrugge l'ospedale sì, civile Maripoli. ed eccolo qui da un'altra prospettiva sempre dal Corriere della Sera. Questo attacco di oggi veramente segna la fine delle, delle speranze di un possibile dialogo. Certo, poi si scuseranno, diranno che non volevano colpire questo obiettivo o daranno la colpa a chi non la merita, ma di fatto il queste sono le immagini terrificanti che purtroppo vi mostriamo questa sera a poche ore di distanza da questo ride aereo. Volevamo darvi una prima serata decisamente diversa, ma sapete che noi siamo sempre vicini a alla cronaca e cerchiamo anche noi di rilanciare nel nostro piccolo queste immagini affinché tutti sappiano è terribile è terribile veramente rivederle è... Qui arriva l'appello invece da Dreni Castro, giornalista del Corriere inviato a Nipro, di un ristoratore italiano. Dice, qui non c'è più nulla, mandateci materie prime. Ecco che cosa serve veramente in questo momento. Buongiorno a tutti, sono Dimitro Podoprigora, da città di Nipro, ho un ristorante italiano nella mia città natale. Dal primo giorno quando è Iniziata la guerra, stiamo organizzando aiuto per ospitali, per difesa territoriale e tutti altri che ha bisogno della nostra aiuta. Facciamo cibo caldo, per tutti, ma ho pre preoccupato perché i eh, primi giorni, i primi settimane. I nostri amici, i nostri fornitori ha dato senza pagare tutta materia prima per noi per fare questo questo cibo. Ma adesso preoccupato che è finito questa materia prima e ha detto voglio chiedere da tutti i miei amici italiani chi può aiutare per noi per mandare per esempio farina, pasta, riso, zucchero, olio d'oliva, olio di girasole, tutto che possiamo usare per fare questo cibo per i nostri difesi territoriali. Grazie mille, per tutti il pace. Allora, attraverso le associazioni eh, delle nostre città, dei nostri territori, avete capito che cosa serve in modo particolare, più che vestiario in questo periodo ne è stato raccolto in abbondanza, serve del cibo perché non si può lasciare questa gente morire di fame. E questo è un appello che vogliamo lanciare. Noi in fuga dalle bombe di buca non trovo più i miei figli, siamo quasi in chiusura. Lorenzo Cremonesi, però, ha raccolto questo appello e vale la pena anche questo di rilanciarlo. Questa ragazza ha perso i bambini, cerca i suoi bambini, non trova i bambini. I primi eh, profughi da Bucia, la prima cosa che fanno, siccome c'è paura di infiltrati russi, controllano l'identità. Controllano l'identità donne, bambini, apparentemente l'ordine è che per lo più escano donne e bambini. Eh, Olga, ecco, i primi che arrivano da Bucia.

Vanno a vedere i documenti e i soldati. Eh. Sua amica eh, venendo da, dall'area di Buce, stavano a Chie. Sono, sono uscite nella campagna pensando che fosse più sicuro stare nella campagna che non a Chie. E si sono trovate in mezzo alla guerra. Ho aspettato due settimane. Puoi chiedere a questa signora come si chiama? La voce. Quanti anni ha? Quanti anni ha? 81, 81. Ah. ha avuto paura perché hanno È sparato eh. vicino Voi son pure sparati? ma stavano sul tetto della signora. i russi stavano sotto, russi ma c'erano tetto e loro stavano sotto la situazione quindi confermano i russi stanno nelle case civili usano i civili come copertura e dice sul mio tetto stavano cecchie

Vladimir, con la moglie, con chi è? Chi è la signora vicino? La signora è la sua figlia. La signora è la sua figlia? non la so. Ah, una persona... E poi ci sono tanti bambini. Poi chiede a lui come si chiama. Che Nazar. Nazar, si chiama Nazar. Nazar, e quanti anni ha Nazar? 9 scelto il anni. 9 anni. Ha avuto paura, poi chiede. è stato strano o Non è stato strano. Nazar è forte. forte. Nazar è forte. E il Cossac? Ha visto i russi? Puoi chiedere. A ah, ti bacio frusche? No, sì, ha visto, visto. Sparavano tanto su Ah, around, A Strelau, in piccione, a Molte di queste persone non mangiavano da giorni. Da due settimane erano sotto, nelle cantine, nei ripari, nei rifugi. Bombardamento continuo sulle loro case. Dicono i russi, una famiglia ci raccontava adesso. Sono, eh, irrompevano nelle, nei negozi di alimentari per rubare il cibo cercavano di prendere cibo eh, cecchini sui tetti guardate i volontari danno tè caldo panini con la mortadella con uh, brioche eh, gente fa freddo fa, fa molto freddo qua attorno controlli continui hanno paura qui, hanno paura di infiltrati, hanno paura e quindi controllano, controllano specialmente gli uomini, ma tutti, i bambini, i documenti. C'è notizia di russi travestiti da civili che si infiltrano tra la popolazione e quindi per forza ci vuole il controllo. C'è la paura di chi è? controlli e tanta paura. Avete visto e si continua così, insomma, chissà quanto tempo dovremo andare avanti a vedere queste immagini, ma quelle di quell'ospedale pediatrico ci rimarranno impresse a lungo. Noi abbiamo rilanciato questo appello ad aiutare queste popolazioni. Non voltatevi dall'altra parte, tramite le associazioni che abbiamo sul territorio e i profughi che arrivano qui e eh, i camion che partono verso quei luoghi che ci ha mostrato adesso Lorenzo Cremonesi da quelle zone di guerra al confine, cerchiamo di aiutare tutti, cerchiamo di dare una mano e noi siamo qui a disposizione a rilanciare ancora una volta a, a favore anche delle associazioni qui sul territorio, tutto ciò eh, che serve per poter partire, far partire al più presto questi aiuti. E cerchiamo nel nostro piccolo insomma di dare una mano anche noi. Grazie per essere stati in nostra compagnia e appuntamento a domani sempre con l'asterisco.